Per me Civil Week è una grandissima opportunità per fare un'azione congiunta di cittadinanza attiva, per divulgare il valore del volontariato, della prossimità e della solidarietà umana. Noi siamo particolarmente grati a Civil Week e a CSV Milano per l'opportunità data anche quest'anno, finalmente in presenza, e per poter appunto divulgare la cultura delle cure palliative, la cultura della solidarietà, della prossimità e per stare sempre più tutti insieme a fianco alle persone vulnerabili con competenza, con coscienza e con piena e pienissima solidarietà. Il laboratorio Le scarpe piene di passi, cure palliative, nessuno resta indietro, vuole proprio dire che con le cure palliative il cammino è per tutti. Cosa sono le cure palliative? Sono delle cure attive globali che prendono in carico la persona malata in fase avanzata ed evolutiva di malattia con prognosi infausta, quindi anche persone però con malattia cronico-degenerativa. E quanto prima le cure palliative prendono in carico la persona, tanto più è garantita qualità e dignità alla vita e ai giorni che restano da vivere. Con il laboratorio, vogliamo avvicinare la cittadinanza a quello che vive una persona malata e a quello che vive il caregiver della persona malata, il familiare. Ecco, è un laboratorio immersivo che permette, attraverso il gioco di ruolo, di vivere per un'ora l'identità di un'altra persona. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato dei profili di persone appunto con situazioni di fragilità, disabilità, malattia psichiatrica, malattia neurodegenerativa o oncologica. E abbiamo chiesto a ciascuno dei nostri partecipanti di abbinare a questo profilo una fotografia tra le 50 che abbiamo creato, proprio perché la persona potesse far combaciare un profilo che magari non lo rappresenta e che lo fa sentire molto a disagio, con un'immagine invece che integra quel profilo con se stesso. Abbiamo preso 800 biglie e abbiamo fatto 40, enunciato 40 statement e abbiamo chiesto alle persone che erano sedute in cerchio di alzarsi e fare un giro e quindi un passaggio, sedersi sulla sedia del vicino ogni volta che potevano fare un'azione, ma le azioni che si possono fare quando si ha una malattia di un certo tipo o si è caregiver di una persona non autosufficiente, spesso sono davvero pochi. È molto interessante che tra i 40 statement ne abbiamo proposto uno: poter essere arrabbiata o poter essere arrabbiato. Ecco, è stato l'unico dei 40 momenti in cui si sono alzati tutti e tutti hanno fatto un giro. E questo è interessante. Noi abbiamo naturalmente il supporto di una psicologa e valuteremo anche le risposte che sono state date proprio per ricalibrare con le nostre due organizzazioni, Presenza Amica Onlus e Fondazione Donne Occhi Onlus, la risposta che possiamo dare con le nostre organizzazioni alle persone malate, ai loro familiari, ai caregiver e a tutti quelli che stanno intorno alle persone. Siamo qui come Fondazione Donne Occhi e Presenza Amica in questa giornata spettacolare di grande partecipazione. Abbiamo il nostro laboratorio, le scarpe piene di passi. Ci sono le persone che si sono iscritte al nostro evento, che stanno raccontando la loro esperienza in questo laboratorio, dove ancora una volta i cittadini, quelli veri, che hanno voglia di mettersi in gioco, ci stanno sorprendendo perché davvero hanno dato prova di volersi impegnare, di capire sempre di più cosa vuol dire stare accanto ai più bisognosi, ai più fragili e quanto sia difficile fare questo cammino insieme. Quindi è stata una bella esperienza, faticosa perché ci sono stati mesi e mesi di lavoro, ma veramente molto molto bello vedere la partecipazione dei più diversi cittadini, dal pensionato all'infermiera, al medico, al camionista, veramente al ragazzo appena laureato. È stata veramente una bella mattina, intensa, tanta soddisfazione. Presenza Amica e Fondazione Donne Occhi sono felici e grate a Civil Week per questa bellissima opportunità. Siamo qui con due eventi, le cure palliative sono al centro di entrambi. Il primo evento è un laboratorio che si chiama Le scarpe piene di passi, cure palliative, cammino per tutti. Abbiamo un bellissimo laboratorio anche nel pomeriggio che si chiama Parentesi di conversazione, le carte delle volontà, che invece parla di autodeterminazione, diritto alla scelta e prende spunto dalla legge sul testamento biologico. E oggi siamo felici di essere qui in presenza con persone in carne e ossa che scambiano con noi opinioni, emozioni, anche attraverso la postura,
lo sguardo fugace e il sorriso e le gote che si arrossano. E quindi grazie, grazie ancora, e bellissimi gli eventi, abbiamo fatto nei giorni scorsi giro tra altri eventi ed è un'occasione da certamente riproporre anche l'anno prossimo e chissà magari due volte l'anno. Grazie davvero a tutti.